tutti, oggi video haul dove mi provo con voi tutti i vestiti e scarpe che ho preso ultimamente con i saldi e non solo, perché non so voi ma io quando vado in giro a comprare con i saldi alla fine va sempre a finire che compro anche un po' di cose dei nuovi arrivi e infatti ci saranno sia cose in saldo che cose della nuova collezione. E niente, spero che questi video dove appunto mi provo i vestiti con voi vi piacciono, se è così fatemelo sapere con un pollice in su e se siete nuove sul mio canale io sono Adriana Spink, piacere, e potete iscrivervi al mio canale se non siete iscritte per non perdervi i prossimi video che escono sempre il martedì, il giovedì e il sabato alle 2:30. Tra l'altro, siccome spesso sotto i video haul o anche su Instagram mi chiedete il prezzo magari della maglietta che indosso, dove l'ho presa, piuttosto che il pantalone, la borsa eccetera, ho installato da pochi giorni un'app secondo me carinissima che si chiama 21 buttons, cioè 21 bottoni praticamente. Questo è il mio profilo, Adriana Spink, tutto attaccato, e se volete seguirmi vi lascio il link per scaricare l'app nell'info box che è gratuita. E la cosa carina è che io metto le foto, di solito quelle che metto su Instagram le metto anche qui, ma qual è la differenza? Praticamente, ad esempio, questo body nero vi piace? Volete sapere di che marca è, quanto costa? Io ho messo la foto, cliccate sul button e vi dice Bershka 12,99 euro e così avete queste informazioni se volete andarlo a trovare in negozio, oppure potete direttamente comprarlo dall'app, quindi cioè proprio fantastico secondo me. La maggior parte delle cose appunto si possono comprare, altre invece troverete solo il button che vi dice la marca, il prezzo, però magari non è disponibile per la vendita, però intanto avete insomma ricevuto le informazioni che magari volevate e quindi è molto molto carina secondo me e fatemi sapere insomma se vi piace. Iniziamo proprio da Bershka, visto che ve l'ho appena nominato. Ho preso questo body nero con i lacci che devo dire è molto molto scollato perché la scollatura arriva fin qua ma non si vede perché ho il reggiseno nero, sennò sarebbe insomma molto molto scollato, e mi piace perché ha la manica così a tre quarti, i laccetti e insomma è appunto un body, quindi va dentro il pantalone però sotto all'apertura, quindi non l'ho dovuto tagliare come quello precedente perché ha i bottoncini. E da Bershka ho preso anche questa canotta in similpelle nera con il pizzo sotto e c'era anche rosa, infatti ero a far shopping con Vanessa e lei l'ha presa rosa e mi è piaciuta subito e l'abbino appunto con una camicia trasparente. Questa è di Zara di molti anni fa, però appunto mi piace il dettaglio trasparente sotto. Poi da prima donna ho fatto un super affare secondo me con i saldi, ho preso due paia di scarpe praticamente al prezzo di una e cercavo da un sacco una scarpa alta ma comoda e appena ho visto questa mi è piaciuta subito, poi l'ho provata, era comodissima, cioè proprio sembrava di stare in pantofole, ho visto il prezzo 19 euro e l'ho presa all'istante. Poi mentre ero in cassa è arrivato il mio ragazzo con queste scarpe dicendo mi prendi anche queste che sono stracarine, poi sono al 60% in vera pelle e infatti le ho pagate anche queste 19,99 euro e ancora non le ho usate, però secondo me con un jeans, con il look giusto saranno comode e anche un po' altine che non guasta per chi è un po' bassetta come me. Da Zara ho preso un sacco di cose, sapete che è uno dei miei negozi preferiti in assoluto e nello scorso video haul vi ho fatto vedere questa camicetta in pizzo che avevo preso, mi sa a prezzo pieno a questo punto, non mi ricordo se era in saldo, comunque sia ho trovato la versione praticamente a manica lunga in saldo perché costava 17,95 euro e l'ho pagata 9 euro, e anche questa c'è in tutti i colori, eppure questa l'hanno scontata, vi consiglio di prenderla perché è bellissima, c'è rosa, grigia, rosa, grigia e nera mi sembra, sì, io l'ho presa solo nera però mi sono pentita perché anche rosa è molto molto carina. Da Zara ho preso anche questa felpa che avevo nel What's in my bag, mi avete chiesto tutti dove l'avessi presa, e questa costa 5,99 euro, è del Trafalook e mi piace un sacco perché è appunto corta, quindi con un bel jeans a vita alta sta molto bene e ha questa manica un po' larga. E poi ho preso alcune cose della nuova collezione perché mi sono piaciute subito appena le ho viste. Questa camiciona con fantasia quadretti e la manica un po' così a sbuffo. E ho visto che ce n'erano diversi modelli con questa fantasia che probabilmente insomma va di moda adesso. E poi ho trovato questo giacchino in similpelle che ho preso al volo perché praticamente adesso non è più periodo, non è periodo di andare in giro con la maglietta a maniche corte o semplicemente la magliettina. Il golfino, quello della nonna, un po' mi ha stufato e quindi cercavo una giacchetta un po' carina da abbinare appunto alle magliette, alle camicie eccetera, e questa mi è piaciuta un sacco perché dietro
anche questa tipo balsa, quindi anche un po' elegantina, però insomma dipende dall'outfit, si può giocare molto e costava 29 euro questa. E da Zara ho preso anche questa camicia leggermente trasparente, però è trasparente solo qui, diciamo sul davanti ricamato, poi il resto non è trasparente e ha il riccio sotto, quindi con un jeans, insomma, sta molto bene. Tra l'altro questi appendini invece li ho trovati da Aomai, ne ho presi, mi sembra 10 a 5 euro e secondo me sono stracarini, sono in velluto con il cuore, proprio carini, che da Ikea questi costerebbero molto molto di più. Con i saldi ho preso anche due pantaloni a 19,99 euro, tutto 19,99 euro ho trovato in saldo e li ho presi da Dixie, che è un negozio che vedo che c'è in tantissimi centri commerciali, quindi penso sia una catena molto carina, dei vestiti veramente carini e costa poco e in saldo ancora meno. E ho preso questo jeans nero, così diciamo a taglio vivo, e mi piace perché va giù praticamente tutto dritto e si fa il risvolto e quindi sta molto bene con un tacco, insomma sono quei jeans che vanno di moda adesso un po' corti. E ho preso anche un pantalone più elegante visto che mi mancava, questo ha proprio la riga in mezzo, molto elegante, però anche questo si fa il risvolto sotto, si può rendere un po' più casual. Ecco, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto ultimamente, spero tanto che vi siano piaciuti, fatemi sapere nei commenti qual è la cosa che ho preso che vi è piaciuta di più e anche voi se avete fatto qualche bel affare fatemi una foto e taggatemi su Instagram così sicuramente vi lascerò un cuoricino. Vi ricordo nell'info box trovate il link per scaricare l'app 21 Buttons così potete anche vedere tutti i vestiti che vi ho fatto vedere nel video, quanto costano, dove li ho presi, eccetera. Vi lascio qui tutti gli ultimi video che ho fatto, così se ve li siete persi potete andarli a vedere. Vi mando un super bacio e come sempre vi auguro una bellissima giornata. Ciao!